Bentrovati a tutti. Il video di oggi è un pochettino diverso da quelli che faccio di solito perché non ho intenzione di parlarvi di economia o di geopolitica, non vi voglio raccontare quello che sta facendo il governo, quello che fanno le forze di opposizione, ma faccio questo video solamente per ringraziarvi. Ieri il nostro canale, La Finanza sul Web, ha raggiunto i 10.000 iscritti. È un piccolo grande traguardo per un canale come questo che parla di economia e geopolitica, cioè di argomenti che almeno fino a poco tempo fa riguardavano, interessavano una piccola minoranza di cittadini, e soprattutto la linea editoriale di questo canale era qualcosa che poteva essere in linea con una piccolissima minoranza della popolazione italiana. Le cose fortunatamente sono cambiate e stanno cambiando ancora. Moltissime persone si sono rese conto che moltissimi cittadini hanno capito che per poter essere veramente cittadini, quindi per poter decidere della propria vita pubblica esattamente come fanno della propria vita privata, è necessario che conoscano il sistema economico, il funzionamento del sistema economico, i rapporti tra le grandi potenze, gli interessi contrapposti delle varie, delle varie nazioni e dei vari blocchi di nazioni, e gli attori che si scontrano sul campo della politica e dell'economia. Quando abbiamo iniziato con questi video, inizialmente puntavamo esclusivamente a documentare alcuni eventi particolarmente importanti o a intervistare alcuni personaggi particolarmente autorevoli. Successivamente abbiamo iniziato un rapporto, un dibattito insieme a voi che siete diventati sempre più numerosi. Certe volte io mi immagino i 10.000 che seguono il nostro canale, lo spazio che possa servire per contenerli, vi immagino dentro uno stadio o dentro una grande piazza. E devo dire che non c'è una gratificazione maggiore per chi fa questo lavoro, cioè per chi cerca di portare un'informazione libera a quanto più persone possibile, che vedere che c'è interesse, c'è seguito verso i temi che vengono trattati. Un'altra cosa per cui io sento di dovervi ringraziare sono i commenti che voi lasciate sotto i video, perché molto spesso dopo aver fatto un servizio, quindi dopo essermi documentato su un determinato argomento e aver espresso un'opinione, leggendo i vostri commenti l'ho approfondita e in alcuni casi anche in parte modificata. E questa è una cosa che mi colpisce molto, perché le persone che seguono questo canale non solo cominciano ad essere veramente tanti, ma sono persone che sono profondamente informate, che hanno idee molto sentite rispetto agli argomenti che trattiamo nei vari video. Non la voglio fare lunga, voglio solamente ringraziarvi per la vostra presenza su questo canale e dedicare questo video a uno di voi, anzi a una di voi, Alessandra Luna Rossetti, che nell'ultimo video che abbiamo caricato ha messo un commento che mi ha colpito veramente tantissimo e che vi voglio leggere. Alessandra scrive: "Caro La Finanza sul Web, chiamami Arnaldo, condivido parola per parola, voglio dirti una cosa. Io vengo da una famiglia di sinistra ed ho sempre votato appunto a sinistra, persino il PD, perché non è arrivato il Movimento 5 Stelle, ma in ogni caso, pur votandolo e seguendolo, per tante cose ero ancora vittima della propaganda mainstream. Per fare un esempio, pensavo davvero che dovessimo accogliere tutti perché era la cosa giusta e umana da fare. Disprezzavo Trump e non mi fidavo di Salvini e ho quasi tifato per un'alleanza M5S-PD, che grazie a Dio non si è verificata. Comunque, poco dopo la vittoria del 4 marzo, mi sono imbattuta in un tuo video e da quel momento ho iniziato ad aprire gli occhi. Da lui ho iniziato a seguire anche Messora, che tu citi spesso, e tanti altri, compreso Foa, che ammiro moltissimo, e mi è letteralmente caduto un velo dagli occhi. Talmente radicale è stato il cambiamento che è avvenuto in me in questi mesi che il pensiero è quasi sconvolgente. Quindi voglio ringraziarti perché tu sei stato veramente il primo." Credo che sia la prima donna che mi dice di essere stato il primo, però voglio veramente ringraziare Alessandra, perché quello che lei scrive è veramente la più grande gratificazione che possa avere qualcuno che fa questo mestiere, cioè una persona che gli dica: "Io avevo delle convinzioni, magari abbastanza superficiali, che non erano state approfondite, che erano date per scontate,
attraverso un'informazione libera le ho cambiate radicalmente. Penso che non ci sia un'ambizione maggiore per chi fa questo mestiere che sentirsi dire una cosa del genere, specialmente in un momento come questo, in cui mi capita, come penso capiti anche a molti di voi, di avere dei conoscenti o degli amici che magari cambiano invece il proprio atteggiamento perché pensano che le idee, le battaglie, gli obiettivi che noi portiamo avanti siano invece sbagliati, ingiusti, immorali. Questo giudizio, anzi questo pregiudizio, dipende fondamentalmente da quello che scrive Alessandra, cioè dal fatto che molto spesso il sistema mediatico ci spinge a prendere delle posizioni senza capire esattamente cosa stiamo sostenendo e perché lo stiamo sostenendo. Ed è per questo che il ruolo dell'informazione libera è davvero essenziale e oltretutto è per questo che è importante che tutti coloro che stanno portando avanti questo profondo cambiamento della società, una società che è ingiusta, non è a misura umana, che è caratterizzata da un'economia delirante che privilegia un numero ristrettissimo di persone e danneggia la grande maggioranza dei cittadini e dei lavoratori. Tutti noi ci troveremo sempre più davanti a persone che identificano nelle nostre lotte non un progresso verso una maggiore equità sociale, una maggiore eguaglianza, una maggiore capacità e possibilità per gli stati e per i popoli, che è un termine che è considerato tabù, di autodeterminarsi, ma come degli ignoranti, dei razzisti, dei populisti, dei fascisti, dei comunisti, a seconda di chi è l'interlocutore. Per questo dobbiamo essere uniti in questa lotta, che è prima di tutto una lotta culturale. Una lotta culturale che ha lo scopo di ridefinire alla radice quello che è il nostro concetto di società, che negli ultimi decenni è andato verso una direzione che io ritengo completamente sbagliata. L'anno che ci aspetta poi sarà un anno cruciale, un anno importantissimo in cui verranno al pettine una serie di nodi davvero centrali per la nostra vita, quindi ci aspetta un lavoro molto grande, anche perché negli ultimi tempi verso la libera informazione stanno iniziando una serie di azioni di contrasto, di censura, di limitazione, perché il sistema ha capito quanto è stato importante nel ribaltare gli equilibri di potere e nel sventare alcuni piani che il sistema aveva per la nostra società. Quindi ci sarà da divertirsi.